E qui con noi Francesco Parantoni. Io ci sarò se tu vorrai, questa volta fino all'infinito. Ora già abbiamo gli amici, vorrei puliti la mai. Buongiorno Caterina. Ti sei convinto, eh? Credo che questa sia veramente la volta buona per te. Ti ho portato un meraviglioso regalo. Io quando ho visto quella scena mi sono dissociata da fan. Allora, questo è un oggetto ormai iconico. Per te? Vale tanto, tanti soldi. Certo. Io l'ho indossato quel giorno. Tu l'hai indossato nudo? Io non posso far vedere quelle scene. L'ho indossato a pellame nudo, per cui è intriso ancora di quell'energia. E io te lo regalo, guarda, veramente... No, non dico di cucinarci dentro, perché veramente sarebbe un delitto, però tu te lo puoi mettere proprio... Guarda, il nostro regista Luigi Rizza ha fatto vedere la foto, quindi devo raccontare l'accaduto, io volevo far finta di niente. Vabbè, c'è bisogno. Per se la capisci, vittoria dello capisci. Scudetto del Napoli, lui ha deciso di fare pasta e patate camminando nudo. Pasta e patate con la provola, sì. Perché il pegno era proprio quello di mangiarlo con la provola. Ma non ti potevi mettere... Io aborro la provola nella pasta e patate. Ma io aborro te nudo con quella pentola, no. Ma la gente viene ancora a casa tua a mangiare dopo che vede che ci fai con le pentole. Ma molto di più, ma voi tenga la fila. Io ho la fila di gente che viene a mangiare nelle mie Anche pentole. Perché Paolo Antoni ha un rapporto col suo corpo... Disinibito. L'hai anche raccontato, certo, pensa. Certo. L'hai anche raccontato. Facciamolo prego, vedere. Prego. Ma mandiamo il contributo. Io non mi sento in imbarazzo. Non ho il minimo pudore. Ho un corpo quasi perfetto, diciamo, insomma. Poi negli anni si è un po' trasformato. Nel momento in cui ci dovremmo togliere le mutande. Sì, niente. Boom, così. Non mi interessa proprio. Non te ne frega proprio. No, ma proprio io non ho pudore. Io... No, adesso, no. Vedi? Là ci spogliamo per una buona causa, per la prevenzione. E nessuno... quella era una buonissima causa. Ma pure quella è stata una buonissima causa. Era per lo scudetto del Napoli. Più causa giusta di quella non ne esiste. Dopo 33 anni. Scusami, poi era una promessa che avevo fatto alle Iene, una promessa Goliard. Se la gente avesse visto solamente il servizio fatto alle Iene, nessuno avrebbe detto il niente. Il problema è che è diventato virale. Ma per la morbosità dei social. Ah, è colpa dei social. Che dicono su Paolo Antoni? Ormai social? Dicono maestro Paolo Antoni, non vediamo l'ora che vinca il Napoli un altro scudetto solo per vederla passeggiare. Vedi, di nuovo, sì. Se vince la... ecco chi è. Se vince, io ho promesso che se vince il Napoli, se dovesse mai vincere la Champion, elimino anche la pentola. l'ha detto agli atti. Presidente De Laurentiis, faccia qualcosa. Allora, caro Francesco, qui abbiamo un tritacarte. Io ogni volta ti farò vedere due momenti della tua vita a confronto e tu mi dovrai dire quale secondo te Trito. È stata, sì, non è stata la tua volta buona e quello che tieni. Sono pronto. E lì ci sono già due volte le devo una buona io? E una non buona. Prego. No, sono qua. Ah, sono qua. Allora? E che cos'è quella? È la seconda puntata, ragazzi, per piacere. Insomma, non siamo ancora, non abbiamo preso ancora il ritmo giusto. Mamma mia bella, sono altre cose. Ecco qua, prego. Oh. Cosa tieni e cosa triti nel tritavolte? Allora, la volta buona e la volta buona. Devi girare. Ah, chiedo scusa, è la seconda puntata. Eppure non perché, hai ragione. Mamma mia. Oh,
due immagini meravigliose. Facciamole vedere. Ah, ecco, le faccio vedere. Sì. Una... Attore drammatico, attore comico. Sì, all'epoca ero un giovane attore drammatico. E... Veramente? Sì, io sei partito così? Ma io ho frequentato una scuola d'arte drammatica. Pazzesco. Dalla quale sono uscito attore drammatico. Non sei un cialtrone? No, ma che sei pazzo? Caterina, ma tu sei pazzo? Un attore drammatico, ho un diploma, ho tanto di diploma di attore drammatico, ho frequentato teatri e interpretato testi di Shakespeare, di Beckett, di Brecht. Poi improvvisamente, diciamo, mi è venuta fuori questa vena un po' dissacrante. Però questa... adesso tritiamo quindi l'attore comico. Adesso devo tritare purtroppo l'attore drammatico, anche se io amo interpretare ruoli drammatici. Ah, quindi... Però mi fa impressione sul fatto che mi sto tritando. Aia. Però, ma sei tu? Sono io, Pazzesco. Che cosa si diventa, guardate. Che cosa si poteva essere, che cosa si diventa, guardate là, guardate. Ma non funziona. È la seconda puntata, non è che tutto può funzionare e tutti gli oggetti funziona. No, praticamente dipende se fa resistenza o no. Evidentemente no. Non volevi essere tritato. No, infatti quello sicuramente. È una parte di me che non... Mamma mia, che brutto. Che dolore! Vabbè. Però mi è rimasta questa, che non è male. Questa sono io in versione... In versione? RuPaul. Questo sono io in RuPaul. Uguale? Ma lo ricordavo diverso. RuPaul mi ha fatto i complimenti. Davvero? Certo. E che ti ha detto? Bravo, ha detto bravo. Mise su sui social una roba, insomma, con la mia foto. Non ce l'abbiamo, senza che vedi che non eravamo pronti a questo complimento dell'originale di RuPaul per te. La posso tenere? Chiediamo alla RAI che... Va serve. Magari ce la possiamo riciclare, capito? Vabbè, se torni. Vabbè, dimmi, vabbè. Fabrizio. No, qui c'è una richiesta, maestro. Dice, la battuta voglio dire una cosa sola. Ah. Ce la può fare? Chiedono da casa. Dire, era legata a un'altra battuta. Posso farla tutto? Può fare ciò che vuole, penso. Allora, voglio dire una cosa sola. Non siamo noi a essere razzisti, sono loro che sono napoletani. Questo era... Era la tribuna politica di un programma di tempo fa. Nel 90, quando la Lega non era ancora di moda. Anticipammo un po' i tempi. Un po' avanti, un po' troppo avanti. Sì, devo dire. Un certo po' che quel bambino che praticamente giocava da solo a casa perché aveva una sorella più grande, sì, di cose ne ha fatte. Eccola quanto è carino. Sì. Come sì, bello. Un sobollillo, Sì, devo dire la verità, sì. Molto carino. Sì, era un bambino... Devo dire, però... Ti imbarazza parlare di te, bambino? Guarda come ti sei chiuso con le braccia. Sì, No. Tu dici che è una chiusura? Sì. No, io ero un bambino... No. Ero un bambino contento. Poi mia sorella più grande di me, di 12 anni, mi portava con sé al cinema. E io da allora... mi ha pigliato questa passione del cinema. È stata grazie a lei che ho sognato da bambino di fare l'attore, poi si è realizzato il sogno di bambino. E io andavo a vedere, mi portavo a vedere i film d'avventura con Burt Lancaster, quindi io... E Loretta Goggi, la vedevi già in televisione? Cioè, se dico di sì, la offendo, nel senso che io ero bambino e già la vedevo in televisione. No, vabbè, eri grande, sì, poi crescendo, sì, già da grande tutti i quiz la vedevo. Anni 80. Sì, io vedevo molto la televisione, la seguivo, certo, come no. E io me la ricordo benissimo nella Freccia Nera. Grande sceneggiato. Io perché quello... nel frattempo Paolo Antoni incontra Loretta Goggi. Guardate. Già domani, cosa è più freddo di una stagione?
stazione, forse lui verrà a treno. Con lei, bene. Cantavi con ma lei. Ma sai che non me la ricordavo proprio sta cosa? Meraviglioso. L'ho sorpreso? No, ma è meraviglioso. Io non mi ricordavo di aver cantato insieme a lei. C'era anche un Nino Manfredi dietro, ma a dove era? Un universo parallelo. Io non mi ricordo proprio questa cosa. Avevi anche la tinta? No, ero giovane, ero molto giovane. Sembro Dylan Dog, guarda, con una misda Dylan Dog. Ti è piaciuta la tua performance accanto bellissima, a Loretta Goggi? Bellissima, sono fiero, orgoglioso di quello che o ho visto. O di più quella che hai fatto dopo con Cirilli? Beh, quella, diciamo, no, quella era un omaggio, mentre questo, insomma, era un divertissement insieme a lei, esatto. Quella con Cirilli è stato proprio un omaggio alle sorelle Goggi, eravamo identiche, eravamo qua. Identiche, no, ma confermate, no? Identiche. E infatti lei ha detto l'unico che può imitarmi è Paolo Antoni. Immagino. Senti, ma la cosa che mi colpisce, quando tu hai partecipato a Tale e Quale, molti hanno cominciato a notare delle tue doti proprio di... Canore? Anche, cioè proprio camaleontiche. È stata un po' la tua volta buona Tale e Quale a un certo punto, beh sì, no? Sicuramente. No, Tale e Quale mi ha insegnato a fare delle cose che non sapevo di saper fare. In realtà non le so fare, però... però insomma, questo è bello. È il divertimento di provarci. Io non avevo mai provato a fare le imitazioni, non sono proprio capace di fare le imitazioni. Quel programma invece mi ha dato la possibilità di trasformarmi. Sì, però, Francesco, il talento c'è, altrimenti uno come Renzo Arbore non ti avrebbe voluto con lui. È stato buono, è stato generoso. Sì, certo. È stato bravo, è stato un... No, non mi stringere la mano. Era un attore interprete. Sì. Che cosa interpreto qui? Sì. Io ho detto, guarda, purtroppo io non ho bisogno di attori. Ho detto, se vieni con noi ti facciamo fare una cosa, troveremo, perché poi... Ecco, sono alla mercé di tutti. Eri napoletano, tieni fermo Riccardino. Eri napoletano, io ho detto... Forse avrà bisogno anche del nostro aiuto, c'è sempre questo fatto che noi napoletani, quando possiamo, diciamo la verità, ci diamo una mano. Lei non stringa però. Ma non mi dai. Mi dia la mano. Ecco. Mi dia la mano. Facci scocco? Non scocco. Faccio scoccare. Mi scocco. Lei trovi la cosa. Io non la posso reggere più, vabbè, perché io la mano a Cupido non l'ho data fino a 50 anni. Adesso. Vabbè, ma io vi scocco una freccettina. Che meraviglia. Vediamo adesso cosa triti. Lascio far vedere a te cosa c'è. Vabbè. Attenzione, devi essere onesto. Sì. Oh, la mia fidanzata. Facciamola vedere la tua fidanzata. La gatta Luisa. È un'eventuale sposa. Devo necessariamente perdonatemi, ma tritare la sposa, perché non potrei mai... Non ti sei mai sposato? Non mi sono mai sposato, non ho mai avuto figli, insomma sono... Subito è stata tritata, guarda. Hai visto? La sposa subito. Per carità, insomma, non... Il matrimonio per me è stato sempre, insomma, abbastanza una cosa abbastanza complicata da immaginare, per cui ho preferito, insomma, questa compagna qua che è una meraviglia assoluta. Francesco Palantoni, a parte il suo talento, anche questo sorriso che arriva. E tu sei cresciuto, l'hai detto prima, con tua sorella? Sì. Più grande di te. Però a un certo punto poi la sorella, appunto, più grande è cresciuta, ha cominciato ad avere poi la sua di famiglia. E nel frattempo però tu perdevi la tua di famiglia. Sì. Perché... Ecco la mia sorella. Bellina anche lei, eh? Sì. Bellina. Molto carina. Titina. Eccola qua. Titina. Ciao Titina. Sorellina. Ciao Titina, che ho perso da un po', ma da pochino, ma era veramente straordinaria. Una mia, ti ha dato tanti, una tanti mia nipoti. Amichetta e la seconda mammina anche. Sì, mi ha dato delle nipoti, i quali mi hanno dato dei pronipoti. Quindi, insomma, c'è un sacco di nipoti e pronipoti in giro. Sono contento. E quando Titina se n'è andata? Sì. I tuoi nipoti ti sono stati vicini oppure poi
ognuno poi ha la sua vita, le sue cose. Ma guarda, io frequento i miei nipoti e pronipoti, per cui insomma mi sono vicini e io sono vicino a loro. E, insomma, è la mia famiglia, è quella che mi è rimasta, perché diciamo i parenti più stretti, padre, madre, sorelle, non ci sono più. Per cui quelli che mi sono rimasti. Tu eri anche molto giovane quando poi tua mamma... E io avevo 20 anni quando morì mia mamma e 22 quando morì mio padre. Per cui mia sorella, abitavamo tutti insieme, a quel punto mia sorella, guarda papà quanto era bello, ma chi è? Claire Gable, meraviglioso. E purtroppo, vabbè, comunque, insomma, era molto alto. E io, vabbè, lasciamo perdere. Era bello e io, vabbè, ma non fa niente. Ma non fa niente. Non fa niente. Mia mamma, guardala quanto è bella. E io, vabbè, ma non fa niente, non importa. Ma sei figlio loro. Sono figlio loro. Figlio. E quindi se ne andò anche mia sorella e io rimasi solo. In questa casa grande. Casa grande. E rimasi solo. Difficile da gestire una casa Beh, grande. Difficile anche perché avevo 20 anni, 22 anni. Stavo cominciando a fare l'attore, insomma, navigavo sicuramente nell'oro, poi i tempi erano abbastanza complicati, cominciavo proprio a fare le prime esperienze d'attore, le prime tournée, per cui insomma era abbastanza faticoso, è stato abbastanza faticoso inizialmente, però mi ha temprato, mi ha fatto bene perché insomma... Cos'è la cosa che ti mancava di più? Intanto loro, devo dire, loro proprio mi mancavano tanto. E poi mi mancava luce, mi mancava il gas. Per è una un battuta? No, per un po' di tempo. E poi proprio d'inverno... Cioè davvero non avevi gas e luce? D'inverno per 6 mesi non avevo gas e luce, mi ricordo. E però anche quello mi atteneva. Poi una volta che erano morti i miei genitori... La cosa più grave l'avevo già vissuta, certo. Per cui quelle robe là mi passavano abbastanza, hai capito, come fosse quasi un gioco, per cui le superavo abbastanza bene. E la tua gatta è arrivata molto dopo? Avevo già una gatta. Ah, già ce l'avevi avevo la gatta? Un cane, che... Avevo un cane e poi un gatto, quindi tenevo cane e gatto. Poi questa Luisa è arrivata 10 anni fa. E forse ti ha anche un po' ispirato in tutti i tuoi personaggi femminili, perché Paolo Antoni fa un suo perché vestito da donna. Altro che. Sono duchessa! Anche lei duchessa? No, e che ci volete fare? La contessa. Sono condessa? Sì. Allora sono condessa! Ma promosso! Andiamo in vestito! Di dov'è lei, signora Pina? Mi sono di Trieste! Di Trieste? Oh, sono di Trieste. Tifosa cioè. Di che squadra, quindi? De Trieste, ma tifosa dell'Udinese. Dell'Udinese? Non ce la faccio più! Okay. Ieri ho ricevuto 3 fasce di rosse rosse. Oh, scandaloso! La deve piantare! Torna! Greco, mio marito! È tuo marito, sì! Lo so! Sono troppo desiderabile! E insieme esperto della Sampdoria. Sarà così, no? Sarà così, sarà così. Non sei tifoso. Quanti anni ha giocato nella Sampdoria suo marito? Mio marito? Una fraccata! Già una partita difficile oggi, aveva bisogno di una... Una tifosa importante? Importante, sanguigna. No, importante. Sì. Lei di solito che strada fa per andare allo stadio? Via Saragozza oppure... No, lei non va mai da sola allo stadio. Mi faccio accompagnare. Si fa accompagnare, non guarda la strada. Mi faccio accompagnare dal taxi. Dal taxi, quindi non è dico, che uno sta... Ascolta, stadio. È lo stadio. È lo stadio, va bene. Che ombretto verde, pazzesco. Chi triti e chi tieni? Chi è stata la tua volta buona e chi no? Vincenzo Salemme e Paolo Sorrentino. Beh, Vincenzo... Ma voglio vedere chi triti. Ma voglio proprio vedere. Vabbè, che c'entra? Non è che mo vuol dire... Vabbè, allora, Vincenzo Salemme è mio proprio fratellino. Abbiamo fatto un sacco di roba insieme. Abbiamo fatto 2 o 3 spettacoli molto forti. Ci vogliamo tanto bene. Paolo Sorrentino, diciamo. Con Paolo Sorrentino? Paolo Sorrentino non ti ha voluto in un film? No, non mi ha voluto in tutti i suoi film. Non è che... No, non è che non... E neanche mi vorrà mai in qualsiasi altro film. Ma perché? C'è no. Qualcosa? Cosa è no, successo no, no, con no, lui? No, successe che io mi chiesero tanto tempo fa di fare un mio film e io per, diciamo, onestà intellettuale avevo insomma, ero un po' reticente perché credo che ognuno debba fare il proprio mestiere. Per cui
tra i vari sceneggiatori che mi proposero delle loro cose c'era Paolo Sorrentino, che è stato appena tritato qui da noi, capite? Però a onor del vero, in mia difesa, devo dire che non è che ho preferito altri a lui, non l'ho fatto proprio il film, per cui, capito? Insomma, era meglio scegliere lui, però, almeno cioè, vedi che ci aveva visto giusto Palantoni? Ho sbagliato, che avrei dovuto comunque farlo. Ti avrebbe portato all'Oscar, invece, però... No, ma pure si mi portava a cena, già, già era... Non ha riconosciuto il talento di Paolo Sorrentino, ma ha riconosciuto quello di Gabriele Cirilli. Guardateli insieme. Chiudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei accetterei anche una bugia. Cosa mi magari ti chiamerò Trottolino amoroso e tu da da da, ed il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi agolerà. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Che cosa sei? Ho visto il professor Broccoli inorridito. Vediamo cosa ci dice. Non sapete quello che vi aspetterà quest'anno, che abbiamo in serbo delle belle sorprese che rifaremo. Con Sorrentino? No, con Sorrentino purtroppo no. Con Cirilli rifaremo tale e quale, per cui insomma faremo altre... Professore, non sei inorridito, no, professor Umberto Broccoli. No. Apprezzo il talento, apprezzo l'ironia, apprezzo la voglia di interpretare anche le donne. Che il, non coraggio, il coraggio. Il coraggio, tutto, apprezzo tutto quello che hai fatto, il talento soprattutto. Apprezzo la napoletanità. Evviva Napoli, evviva il talento dei napoletani. Grazie. Questo grazie, lo dico con precisione. E da Napoli, Caterina, in questo studio, lì c'era il pubblico alle mie spalle. Dove siete voi? Si esibiva un signore che viene da San Giorgio a Cremano ed è il padre degli imitatori, ed è alle mie spalle Alighiero Noschese, che è persona di famiglia. Mio padre è Dino Verde, che mio zio scriveva i suoi testi, quindi insomma che cosa di casa mia, famiglia si può vera dire. Famiglia vera, l'ho conosciuto da piccolo, ma questo interessa poco. Interessa invece il fatto di guardare in quella parte dove siete voi. Lui si muoveva da un punto all'altro e cambiava voce continuamente. Tra queste voci ho portato la voce di Mina addirittura, e adesso noi lo riascoltiamo che fa Alighiero Noschese in doppia coppia qui nel 1970, faceva Mina, eccola, sentiamo. Rivederci, mettiamo il crocco che si sancisse stanco di me. Allora dovete immaginare che, vedete la gestualità, anche senza trucco era straordinario. Senza trucco, la gestualità. Alighiero, in tempi non sospetti, si fece arrivare dall'America una specie di riproduttore di cassette, quindi quelle, il nostro mangiacassette, ma non esisteva, e si studiava tutti i personaggi, 1400 personaggi, la gestualità dei personaggi, il modo di esprimersi, e faceva la differenza. Ha citato Crocco, voi non potete ricordare, ma Virgilio Crocco è stato il marito di Mina, quindi
quindi mettiamo il crocco se ti sentisse ecco, stanco di me. Pensavo fosse una cosa. No, no, il crocco è un fiore, il crocco è il marito di Mina. E questo è il mio omaggio alla napoletanità comune che porta talento. Grande. Il professore oggi, grazie. Professor Brocco, e ti lascio la giacca perché sei molto bello. In camicia bianca e questa giacca blu. Sei veramente bello. Oggi sei più bello di ieri. Speriamo domani. Non lo so. Speriamo non domani. Lo so, speriamo non lo so, domani. Non lo so. Anche perché, caro professore. Dimmi. Un bello sta per arrivare davvero. È quello vero. Ma vediamo, vediamo chi è. Chi triti e chi tieni. Ma qua c'è il bello. Pensavi fossi tu? Oh, amore. Come sono bello tutti e due, però. Lo saccio. Belen e Stefano De Martino. Che quest'estate ci hanno dato un altro dolore. Vabbè. Ci hanno dato un altro dolore, però dai. Non è stata vita... l'estate buona per loro. Ma la vita è così, ci si lascia, ci si riprende, ci si rimette. Dice che si rimettono insieme? No. No, dico no. Fatti loro. No, ma non me la dà responsabilità. No. Dico così per dire, beh, è veramente dolorosissimo, non lo farei mai, ma trito Belen proprio per l'amicizia. No, mi dispiace. Pure a me. No, pure Belen, a me. No, non pure andare, a me, pure a me. Belen, non andare. Però l'amicizia che mi lega a Stefano è troppo grande. L'amicizia è la stima che ho per lui, perché si è dimostrato un uomo di grande talento. Intelligente, empatico, spiritoso. Ma non ce l'avrà un difetto, sto balla, ragazzo. Gander, eh? Un difetto. È troppo bello. Ha le cosce bello, grosse. Troppo... Non lo so. C'ha il culo grande. Il culo grande. Ma giusto per dire una cattiveria. Anche perché Stefano De Martino fa trottare Francesco Paolo Antoni che, come dire, 40 anni li ha superati. Ah sì? Quanti anni hai? 67. Ma veramente? E c'hai pure i muscoli, eh? Beh. Hai capito? Hai capito? Guardate cosa fa. Guardate che cosa fa. La mungitura fa scattare tra i due il desiderio. Mungi. Tre, due, uno, via! Che bel momento! Che bel momento! Senza neanche un invito a cena. No, direttamente, vai! La formula magica di Silvan con la O. Ombroco dopro. No. Solo bomba. La formula... Ah, som solo bomba. Era senza la bim. E allora lo con lascio. La O, som io solo quasi lo lascio. Quindi si sa. Mi hanno detto che ha dimenticato a Rai 1 nel camerino la dignità. La vado a prendere. Stefano è molto spiritoso, è molto spiritoso, bravo, insomma è proprio forte. E io in questo programma ho ritrovato il divertimento di fare la televisione, perché è l'unico programma che consente agli attori di mettere in scena la commedia dell'arte, perché è tutto improvvisato, non sappiamo mai dove andremo a parare. Ma stasera tutto è possibile, tornerà? Ma io credo di sì, spero di sì. Non si sa ancora bene quando. Come, ma dove, perché? Esatto, come dove sicuramente, insomma, sarà comunque un programma di Rai 2. Perché non si è mai capito? Perché? Però quando, è successo, perché? Quando vediamo che succede. Che sta succedendo sui social con l'hashtag La Volta Buona? Stanno dicendo, maestro, sì, una cosa bella, che è un fisico esagerato. Questi sono i commenti. Fisico esagerato. Un fisico esagerato. Addirittura. All'immagine con il boxer. Mi alzo anch'io, ti vedo in piedi. Mi alzo anch'io.
Che senti, succede? Prima Stefano ha detto è lasciato nel camminino la dignità. Sì, no, ma l'avevo già lasciata tanto tempo. Potremmo lasciarla qui tutte e due. No, perché ti ricordi? Con i tuoi nipoti, hai mai fatto quel gioco dove tu dovevi con le mani e i piedi tenere la posizione? Twist. Si chiamava Twister. Non fare pubblicità occulta. Si chiamava... Noi quello chiamavi il tappeto della volta buona. Ok, 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 va bene, va bene. E quindi vorrei concludere con te l'intervista sulla tua volta buona con un tappeto e soprattutto vedere quanto sei agile per i tuoi 40 anni. Ma sa da fare forza io la vorrei provare la seconda puntata, se viene bene con te la rifacciamo, se no la facciamo più intervista a tappeto. Va bene, andiamo, va bene? Andiamo. con le mani ciao ciao, con i piedi ciao ciao, con la testa, con il petto, con il cuore, ciao. Vedo già delle immagini che insomma con le quali ho una certa confidenza. Carlo Conti, il mio Robertino di Ho vinto qualche cosa, questo è il Napoli, il Vesuvio, e mi sa che questo è uno dei miei piatti preferiti, la trippa. E allora, quattro sono i soggetti che si ripetono più volte e tu devi praticamente colpire soggetto. Allora, mettiamoci qui al centro, mi dicono, che qui, ovviamente... Così. Secondo te l'abbiamo mai provato, Valentò? No, io non ho idea di che cosa debba accadere. Possiamo calpestare? Vedi, non so neanche dove andare, quindi... Perfetto, ma noi ci facciamo guidare. Ma vediamo il contributo. No, dobbiamo far girare praticamente la ruota e vedere cosa esce. Vediamo. Va bene. Chi la gira? Prego. Gira la ruota? Sta girando. Gira da sola. Gira, ci fermiamo. Ti chiediamo di mettere la mano destra su Carlo Conti. Sì, gli chiudo la bocca? Mano destra qui su Carlo Conti, esatto. E io già non ce la faccio chiudere. E mano sinistra, al contrario però, fatti vedere a casa che sei bello. Allora. Quindi mano destra su Carlo Conti. E la mano sinistra la bacio. Fermo che ti faccio la domanda. Sì. Come vi siete conosciuti tu e Carlo? Ah, tantissimi anni fa in un programma, non mi ricordo come si chiamava, ero ospite, insomma, ci conoscemmo in quell'occasione, ma non mi ricordo. E la tua risposta definitiva? Oddio. Gira la ruota, rigiriamo la ruota, resta lì così, fermo. Ti chiedo di mettere la mano, il piede sinistro... Sulla trippa. Ma c'ho le scarpe bianche. Erano paccate, il sinistro. Ecco. Domanda. Sa miseria. Ma come fa, poverino? Sei consapevole che l'imitazione di Mahmood e Blanco che ha fatto a tale e quale faceva venire più brividi della loro canzone? Sicuramente, non ho nessun dubbio. Giriamo la ruota. Ultimo. Sì. Guarda come regge però, vedi che fa gli addominali, è vero. La ruota si ferma. La mano sinistra sul Vesuvio. La mano! Eccomi! Fai presto! E ti chiedo, ma hai vinto qualche cosa? Niente! Francesco, con le mani, ciao ciao! Con i piedi, ciao ciao, con la testa, con il petto, con il cuore, ciao. Te l'ho accorciato, sappilo, perché gli autori sono terribili, te l'ho accorciato. Grazie Catari. Francesco Barandani. Catarina mia, Catarina bella. Grazie. Grazie a te davvero. In bocca al lupo. Crepi, lasciami la pentola che la porto in camerino. Perfetto. Tanto non è quello originale di te nudo. È quella. Allora pigliatello. Portatela a casa. Senti a me, poi te la vendi. Arrivederci. Francesco Barantoni, grazie. Grazie Francesco. Quando vuoi siamo...